Ragazze, buongiorno. Allora, ho fatto un trucco super, mi piace veramente tanto, ma non rende neanche in video. Credetemi che non rende, perché qui è super sperluccicoso. Bello, mi è piaciuto un sacco, anche il matitone. Ho fatto un po' fatica a metterlo perché non lo metto mai. E quindi quando sento qualcosa entrare nell'occhio, subito. Però devo dire che sono soddisfatta, mi piace veramente tanto. Ho aspettato voi per. Volevo provare queste, sono troppo curiosa, ragazze. Poi capirete perché mi sto sistemando un po' più del solito. Wow, nere. Speriamo non siano. Oddio, effettivamente sono un po' tanti. Osiamo, osiamo. Vediamo cosa succede. È così brillo. Poi capirete perché mi interessa brillare. Comunque, passo tutto qua e qua. Un capello. Ole. No, dai, non sono eccessivi. Passo anche nei capelli. Magari me la tengo per dopo, ma me lo passo anche nei capelli. Così lascio qualche glitterino. Volevo provare con voi quelle, tra l'altro sberluccica tantissimo, ma non è che li lascia in maniera esagerata, cioè si vedono proprio col riflesso della luce. Voi non vedrete niente, ma vi assicuro che ci sono. Adesso provo anche questo Madame Lip Stilo The Matte di Astra. Sono molto curiosa, poi io adoro i rossetti matte, quindi in teoria. Mi piace, però non credo sia. Ah, no, transfer e waterproof, quindi chi ne ha più ne metta. Adesso valuto, magari me lo porto dietro. Però davvero, davvero bello. Ok, ora capelli. Spazzolata con la mia spazzola preferita del periodo di Frank Provo. Adesso vedo se dargli anche un colpo di piastra, ma non ho molto tempo. Sono già le 8. Sara mi ha chiesto se andiamo in un posto e non vedo l'ora di mostrarvi. Quindi facciamo colazione insieme, anche se non ho molta fame stamattina. Quindi vedo. Magari prendo giusto la briochina vuota, non prendo neanche il cappuccino perché se già non ho tanta fame, poi rischio che mi viene anche mal di stomaco. Quindi. E mi ha proposto di andare in un posto, ma non vi dico niente, vi faccio una sorpresa perché se va come deve andare è davvero una bella sorpresa anche per voi da farvi vedere. Quindi non vi spoilerò nulla e basta. Ho già perso un sacco di tempo, nel senso per il video. Ok, ci siamo ragazzi, direi che mi posso anche vestire, quindi 3. 2, 1. Ragazzi, sono qua che aspetto il via di Sara perché dove abita lei sono tutte stradine molto strette, quindi ci passa una macchina alla volta, quindi aspetto il suo via che sta portando, finendo di portare i cani e poi ci siamo. Sono comunque le 9, sono arrivata puntuale, sto giro anche un po' in anticipo. Chi sta portando i cani? Sara. E quindi niente, adesso aspetto che finisce e ci raggiunge, insomma, o mi dice dove devo raggiungerla. Ce la facciamo. Eccoci, allora abbiamo fatto colazione, adesso facciamo un saltino, faccio giusto una scappata io, le lascio un attimo in macchina. Vado a prendere, sì, prendo solo le crocchette ad Aaron e andiamo subito via in un posto speciale che vedrete dopo. Non riveliamo segreti con. Non è un posto speciale. E non l'hai ancora vista la cosa speciale. Crocchine prese. Mamma, Oh. Eh? ti volevo rubare
Ma sei matta? Per non farci mancare niente, McDonald's! Io vi dico solo che stasera sono anche allo street food siciliano. Tanto io e Sara abbiamo già deciso che ci teniamo poi insieme. Ragazzi, dal 4 settembre. Siete che c'è Sarina! Ti vergogna! Sarina Saretta! Saretta! E quindi porcelle mod oggi. E dopo porcelle che non sono neanche a prendere in mano il pane. Ok. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Try to spread my wings so I can fly. Li prendo a Ricky. Invece che i bambini. Allora, sono arrivata a accompagnare ad accompagnare Sara a casa. Però prima che vada, tanto probabilmente ci rivedremo stasera allo street food siciliano in paese, però volevamo farvi vedere cosa abbiamo preso da Terranova. Cheese. Dai, partiamo prima con i regali. Dai, vai tu. Vado questo io. Non c'entra niente, l'ho rimesso di qua. È il mio regalo dopo. Dopo anche il tuo regalo. Allora. Allora, Sara ha preso... Wow. Magliettina per Raul. Con la pacchia a casa. Sì, adesso poi ci fa il pacchettino. E canotterina. E la canotterina. Che cosa ce l'hanno uguale, tra l'altro? Sì, con le simile. Fiammette. Con le fiammette. Aspetta, guardate, dammi un attimo. Guardate che fashion. Fashion. Poi, okay. Vado prima, sì. Invece io a Ricky li ho preso sempre stile fiamme, perché col lavoro che fanno loro, specie Riccardo perché lui è nell'antincendio proprio. E lui si mette il cappello da incendio e prende l'acqua e pare tutto l'incendio. Sì, ok, ma... Quando dice aiuto, ma questa aiuto. Gliel'ho presa per uscire, amore. Però è inerente, quindi gliel'ho presa così. Con le fiamme sotto, mi piace un sacco, davanti e dietro. Quindi questo è il regalino per Popone, vero? Uh-huh. E poi vabbè, faccio che far vedere il regalino per Ale. No, e così... io lo faccio vedere. Ah, fallo vedere tu, vai. Dopo... Ale ha voluto questa. Io ti caia. Io invece questa l'adoro perché...
io non l'ho mai presa. E qui invece si fa il fiocco. Ok, ma fammi vedere dritta però. E qui leghi e fa il fiocco e ci sono le LOL. Ok, le LOL, bellissima. E poi qui è importantissimo. E quando mamma lo lava, non lo trattate male, perché se fate così, ma non lo fare tu. Tropizza. Va bene, ok. E quindi questa. No, lo tengo Vai prima tu, vai. Vado io. Facciamo un po' e un po'. Allora, maglietta. Questa è bellissima. Semi trasparente con serpentoni. Okay. E voilà, manica lunga. Stile crop top, bellissima. Pantalone sempre bello. Super lungo, zampa. Yep. Bello. Devo farlo accorciare sicuro. Sì, sono lunghi. Ne ho provato anch'io. Volevo prenderlo anch'io. Sta proprio di comodo, sì. Di morbido. Super morbido. Poi con queste... È vero, come si chiamano morbido. Già? Super morbido, vero? Cotone, non so. No, questo corrugato non mi viene, vabbè. Ah, costine, non costine, so. Costine, brava. Ho preso dei pantaloni per Fede. È vero. Aspettate che si è intrecciato tutto qua. Allora, questi qua che sono proprio tipo pantaloni comodi, ma in stile jeans. Taschine. Cioè, sembra proprio jeans in realtà, però qua è comodo, per la scuola vanno bene con il laccettino. Quindi questi qua li ho pagati, erano in un sconto, originariamente costavano 25,99, poi 15,99 e ora 9,99, direi che ho fatto un affare. E questi sono per Fede. Poi invece, sempre per Fede, ho preso anche i pantaloncini, esatto, ho preso questi pantaloncini qua pagati 7,99 invece che 15,99, ma originariamente mi sa che costavano ancora di più, con Pikachu. Li avremmo presi anche Raul e Riccardo, ma che carino, Pikachu. Sono per bambini e quindi, cioè, per ragazzi o bambini. E quindi niente, solo Fede. Poi invece per me ho preso 3 magliette, perché c'era l'offerta, invece che a prezzo, non dico pieno perché erano comunque in saldo, se ne prendevi 3 le pagavi 9,99. In pratica ho risparmiato, avevamo detto 7 euro, 6,90, ecco. Allora ne ho approfittato, ne ho prese 3. Ho preso questa qui con scritto Dreams. Con le maniche così, con questo dettaglio un po' particolare che non ho, e quindi ne ho approfittato per prendere una cosa un po' diversa, sempre nero che snellisce, va sempre bene. Poi ho preso, visto che dovevo sceglierne 3, ho preso questa qua un po' più così, sapete che mi piace per anche Sara. Avere... No, per me amore. un po' stile Disney, leggermente stile Disney, è carina. E questa qua sarebbe costata 6 euro, quindi è praticamente quella che non ho pagato. E poi, come ultima, questa qua un po' più fine, consigliata rigorosamente da Sara, con... Aspettate che... lo trovo con la manica un po' così, diciamo un po' frufru con i volant e questa scritta che tu mi dicevi essere Stardust, dovrebbe essere stellato, tipo stella cadente. Ah, ok, bellissimo, brilla in realtà, non so se, ecco qua si vede di più col sole, guardate come brilla. E quindi niente, queste 3 qua. E poi ho preso questo che l'ho visto alle casse per avere la riserva, perché sapete che ormai senza il gancetto per il telefono io non vivo più. È comodissimo, quando mi sta cadendo lo prendo al volo, cioè i 3/4 della volta. E basta, quindi abbiamo preso un po' di cosine, dai, abbiamo approfittato dei saldi. Sì. La faccina fuori dentro. Hai visto? Alla fine della fiera ho speso 35-38 euro, ma ho preso un po' di cose, anche una cosina ai bimbi, una cosina a Riccardo. Abbiamo fatto mettere una bustina a parte, così quando torna stasera gliela do. Oddio, trasferiamo tutto dietro. E niente, adesso Sara va via. Ciao! E ci Salute. Vediamo, speriamo, stasera. Ciao! Ci vediamo. Clicco io. Ma che clicchi?